Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con la nostra recensione del TV 50 pollici EX780 Series di Panasonic. Ricordo che questo TV è un 4K anche. Benissimo, come potete vedere c'è la riproduzione del mio desktop del Mac in modo tale da offrirvi la migliore esperienza possibile anche in termini di qualità. È riprodotto in Full HD, quindi in alta risoluzione, non in 4K perché purtroppo non abbiamo ancora il sito in 4K, ma ci stiamo lavorando logicamente. Partiamo subito con gli ingressi, vediamo che abbiamo quattro HDMI, il classico AV e l'altro che è l'ingresso TV, come possiamo vedere. La frequenza è 60 Hz, quindi è il massimo che può offrire. Qui abbiamo il pannello principale dove possiamo accedere alla diretta TV, alle applicazioni e ai dispositivi. Dispositivi che possono essere connessi tramite ovviamente gli ingressi che ho detto prima, ma anche il mirroring come abbiamo potuto vedere, possiamo fare. Qui siamo nell'Apps Market, nelle applicazioni, dove vediamo l'Apps Market, dove potremo prendere e scaricare o gratuitamente o pagamento applicazioni. Vediamo tutte le altre applicazioni preinstallate che sono quelle che vedete, tra cui YouTube, Mediaset Premium Play, France 24, il Meteo, un canale Meteo. Abbiamo il Multivision che ci permette di vedere nel riquadro in basso a destra, purtroppo non si vede nulla perché non ho collegata l'antenna, ma in basso a destra un riquadro piccolino dove possiamo vedere quello che ci interessa di meno e nel riquadro più grande quello che ci interessa di più. Questo è molto interessante per la produttività oppure se stiamo seguendo due programmi. Passiamo ora al menu principale che come al solito Panasonic lo rende molto molto semplice, intuitivo, partendo dalle immagini e ad ogni casella che selezioniamo, vedete a destra che appare la spiegazione di cosa andremo a modificare. Qui vedete molte impostazioni per quanto riguarda le immagini, anche le impostazioni 3D, perché questo televisore supporta il 3D. Ovviamente gli occhialini non sono compresi, bisogna acquistarli a parte. Poi passiamo alla modalità audio, come abbiamo visto prima, standard e poi vari formati predefiniti, ma come per le immagini possiamo personalizzare il tutto tranquillamente. Possiamo anche selezionare il formato audio della presa HDMI, l'ingresso. Passiamo poi alla rete perché è wireless, questo TV supporta anche l'Ethernet tramite l'ingresso dedicato, logicamente. Il nome del TV è questo, 50X780 Series. Abbiamo tutte le impostazioni per quanto riguarda anche il digitale terrestre via IP addirittura. Poi abbiamo il timer classico di spegnimento se vogliamo impostarlo, nonché lo standby e qui abbiamo l'eco navigation che ci permette di risparmiare energia. Poi abbiamo le impostazioni generali, andiamo avanti, l'impostazione di registrazione per registrare tramite gli ingressi USB 2, che sono due posti nel posteriore. Possiamo collegare appunto un hard disk esterno, scorrendo vedete le altre impostazioni, andiamo nel menu di sistema che ci dà la possibilità di andare a modificare altre impostazioni. Poi il menu aiuto che in pratica ci dà questo menu molto molto semplice dove possiamo cercare ciò che ci interessa sapere di più tramite questa selezione rapida di istruzioni per sfruttare al meglio il televisore. Televisore che ricordo si può regolare anche in altezza, e questa è la particolarità di questo TV Panasonic, di questa Series 780EX. Torniamo indietro, andiamo ancora sul nostro desktop, riprendiamo ancora il menu principale e qui terminiamo con l'ultima opzione con la correzione del volume. Procediamo dunque con il vedere Netflix perché sul telecomando abbiamo il tasto Netflix per l'accesso rapido, quindi se avete un abbonamento o avete intenzione di farlo tramite, non dobbiamo cercarlo da nessuna parte, pigiamo il pulsante sul telecomando,
andiamo a vedere ora YouTube, l'applicazione YouTube che è preinstallata, come ho detto in apertura, quando l'abbiamo vista rapidamente. Possiamo cercare ciò che vogliamo anche via vocale volendo. Qui siamo sul nostro canale, vi faccio scorrere velocemente un po' tutti i nostri video, vedete appaiono queste schede davvero quadrate, molto esplicative. Poi andiamo a vedere anche tutti gli altri canali che ci propone YouTube nella ricerca. Ora andiamo a vedere, torniamo indietro ancora nella schermata principale e ora andiamo a vedere i formati dello schermo, 16 noni, 4 terzi, poi abbiamo lo zoom. Ovviamente io vi consiglio di lasciare l'impostazione automatica in modo tale che fa tutto in automatico il televisore. Vedete, auto 16 noni, così non dobbiamo settare nulla, ma se occorresse sappiate che l'avete tranquillamente. Ora andiamo a vedere un attimino la guida TV che ci permette di vedere cosa c'è attualmente sui canali. Qui siamo sul digitale terrestre che io non ho collegato. Perché non seguo la televisione, cioè o meglio la seguo solo online e non mi interessa, quindi la TV classica, comunque il decoder è DVB-T2 se non erro, la sigla è quella, quindi è di ultima generazione, il decoder andate tranquilli senza nessun problema. Andiamo ora a vedere l'App Market più in dettaglio, dove ci permette appunto di scaricare le applicazioni. Qui siamo sulla musica, abbiamo Music Cloud, TuneIn, Sport, WWE, abbiamo MLB TV. Ovviamente le applicazioni disponibili sono quelle che vedete attualmente. Ci sono anche dei giochi, qui andiamo a vedere anche come possiamo registrare. Abbiamo un'applicazione per i giochini, dei semplici giochini per bambini. Abbiamo Infinity. Andiamo ora a vedere il browser internet che è Firefox, perché il sistema operativo dei Panasonic TV di fascia alta è Firefox OS. Vedete l'interfaccia identica a Firefox, Mozilla Firefox, eccolo qua, andiamo con lo scrolling. Ovviamente possiamo controllare il tutto tramite i tasti che sono presenti sul telecomando. Abbiamo anche la possibilità di impostare la navigazione privata se vogliamo, aggiungere i preferiti. Qui abbiamo la tabella mostra le varie schede, lo zoom. Possiamo aprire nuove schede. Qui possiamo accedere alle impostazioni, possiamo cancellare la cronologia, cancellare i cookie. Vedete, facciamo una prova, cancelliamo cronologia, anche se non avevo molto. Informazioni non rilevare, appunto il tracciamento per evitare di essere tracciati. E vi ricordo che questo TV monta un processore molto performante che rende l'esperienza visiva davvero eccellente, anche sul lato gaming è molto molto bello perché mi sono trovato benissimo tramite anche il gioco multiplayer, ma no, anche i giochi normali, classici, non multiplayer, anche per il comparto audio ed è davvero molto valido questo TV che trovate a 1.300 euro circa online, quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ve lo consiglio. Io ringrazio molto Panasonic e ringrazio anche voi augurandovi una buona giornata. Ciao!